fenomeno dell'abbandono infantile ci consegna una realtà che pensavamo fosse dietro le nostre spalle. Noi credevamo che certi fenomeni fossero sconfitti dal benessere, dall'aumento della qualità della vita sociale, economica e delle condizioni generali della nostra società. Purtroppo non è sempre così. La maternità è stata certo riscattata dalle condizioni difficili, qualche volta drammatiche, in cui avveniva nel passato. Eppure l'accettazione di un figlio, l'attesa, il parto, la progettazione di un futuro per sé e per il bambino non è sempre facile. Ci risiamo. Di nuovo 4 in matematica. Se lo sanno i miei, chi li sente più? Quella strega della prof. E poi forse c'è un problema. Delle mie cose ancora nessuna traccia. Non sarà mica che... Ma figurarsi, a me. Sabato andiamo a ballare al solito posto. Viene anche Luca. Ma non è mica bello come Gianni. Che estate, che storia mitica. Beh, spero di non vomitare ancora. E accidenti, non mi va più bene niente. Il problema della gravidanza adesso è il problema della scelta. Quando c'è scelta c'è libertà e quando c'è scelta c'è sempre anche un margine di imponderabilità. Può accadere a tutte noi di rimanere anche incinta per caso, nel senso che l'inconscio può mandare un desiderio materno che la mente non accoglie perché ha dato priorità ad altre scelte, ad altri fini, e che quindi si fa strada surrettiziamente, magari attraverso un atto mancato. Mi sono dimenticata di prendere la pillola, ho sbagliato a fare i conti del periodo fecondo, credevo che comunque non sarei rimasta incinta. Ecco, questi sono tutti degli atti mancati che poi alla fine per l'inconscio sono dei discorsi riusciti, perché il desiderio riesce così a farsi strada attraverso tutta una serie di divieti e a realizzare il suo fine, che è appunto quello procreativo. Non sempre poi la donna si trova in grado di accettare, di far posto nella sua vita a questo desiderio che in un certo senso si è preso gioco di lei. Me ne accorgo un mattino. Un mattino livido e umido come le emozioni che provo in quell'istante. Incinta. Io incinta. Proprio io. Non lo voglio. Non lo voglio. È arrivato così all'improvviso senza che nessuno glielo abbia chiesto. Non voglio pensarci mai più. Domani. Ora, subito. Non posso, non potrò mai. E allora aspetto. E questo ventre ingrossa e diventa sempre più pesante come i miei pensieri. Sempre più sola, con questo ospite ingombrante e clandestino. Non è facile incasellare in una tipologia sociale specifica la madre in difficoltà, la madre che abbandona. Una volta l'abbandono era più legato a per esempio alla colpa, la ragazza madre, oppure al disagio economico strettamente inteso, la povertà. Oggi invece certamente si tratta di contesti multiproblematici. Da un punto di vista più sociologico, noi possiamo aggiungere che nella quasi totalità dei casi si tratta di madri abbandonate, cioè di madri che sperimentano una grande solitudine e una profonda debolezza nel contesto degli affetti e delle relazioni familiari che diventano molto importanti nel momento in cui bisogna scegliere se accettare, allevare un bambino e progettare un futuro con lui. La signora non sa ancora niente. Guai, mi manda via subito e poi dove vado? Sono venuta fino a qui per lavorare. E un niño proprio no. Cosa c'entra? E ora mi gira la testa se salgo la scala e faccio fatica a chinarmi
e ho sempre fame. Ma devo andare avanti facendo finta di niente. Mia hermana, come si dice, la mia sorella, ha fatto tanti sacrifici per me. Le carte per il consolato, il posto della signora. Non ho il coraggio di dirglielo. Che disastro! Si aspettavano tutti qualcos'altro di me. La mia vita è già faticosa così. E questo bambino non so proprio dove metterlo. Nel nostro paese esiste una legge che consente alle donne, come è noto, di non riconoscere il proprio figlio. La legge consente che una persona possa andare a partorire in una struttura pubblica o privata e possa dichiarare nei tempi che sono previsti dalla legge e dei quali si fanno carico tra l'altro le strutture sanitarie di non avere intenzione di riconoscere il proprio figlio. Dopodiché il bambino resta in ospedale e l'ospedale decorsi i termini entro i quali la madre può eventualmente rivedere la sua decisione ed eventualmente fare un riconoscimento tardivo del figlio e lo comunica al tribunale per i minorenni. Da quel momento scatta poi tutta la procedura che riguarda la possibile adottabilità di quel minore. È un fenomeno che non ha dimensioni quantitative molto grandi. Si tratta di alcune decine di casi all'anno nella provincia di Milano. In tutta Italia siamo in presenza di 450-500 casi. È una realtà che è una spia di problemi più grandi che stanno dietro ed è una realtà che può essere affrontata sensibilizzando gli operatori sanitari e gli operatori sociali perché diventi una situazione gestibile, perché una accortezza, una sensibilità, una capacità di accoglienza anche nei confronti delle madri sole, delle madri in difficoltà può avere molta importanza per il futuro del bambino, per la sua possibilità di vivere, di crescere, di essere accolto o nella sua famiglia naturale o in un'altra. La zia è sempre allegra e disponibile. Alla fine gliel'ho detto. C'è rimasta quasi secca, ma mi sembrava di scoppiare. Saranno anche state le fasce per schiacciare questa pancia. Mio padre invece è sempre di corsa e mia madre gli rotola appresso. Alla mamma l'ha detto la zia e sembra che non l'abbia presa proprio benissimo. Non riesco ad immaginarla come un figlio. È una bambina. Per favore, dammi una mano tu, io mi sento così male. Pare che qualcuno ci possa aiutare. Dottori, assistenti sociali o qualcosa del genere. Telefona la zia. Poi vediamo. Meglio così, perché devo studiare storia e preparare la verifica di inglese. Ah, mi devo ricordare di cercare un regalo per Chiara. Può esistere un'impossibilità di diventare madre, che può essere un'impossibilità sociale, perché non ci sono le condizioni per vivere degnamente, in un modo sufficientemente buono, la relazione materna, oppure ci possono essere delle impossibilità psicologiche, proprio perché non si è preparato quello che io chiamo un grembo psichico, perché il nascituro non solo deve essere accolto in un corpo, in un ventre, ma deve essere anche accolto in una mente materna. Se questo grembo psichico non, per varie ragioni non si è potuto costituire, ecco che la gravidanza non prosegue nel modo migliore, ma porta a un rifiuto oppure può portare a una negazione della gravidanza stessa che viene vissuta in modo inconsapevole, come se la mente non sapesse ciò che accade nel corpo. Ho paura. Paura e angoscia. Un'ansia tremenda che mi cresce dentro. Devo parlare a qualcuno. Devo dirlo. Guarda me. Da quando mi sono separata, Andrea lo sto facendo crescere da sola. Eppure non ce la caviamo così male, anzi. Fa presto a parlare, Giulia. Ma lei quel figlio l'ha voluto. Ora è forte. Io invece non so badare nemmeno a me stessa.
Sono solo riuscita a rovinare la mia vita. Oddio, questa mia vita. Ieri ho pianto tutto il giorno, però poi ho telefonato. Mi hanno detto che posso scegliere, che posso anche non tenerlo, che nessuno mi verrà a cercare. Rimarrà un segreto e il bambino avrà subito una famiglia. Dovrò decidere io, ma ho ancora tempo per capire. Tra una settimana devo richiamare. Io non credo che a priori esistano buone o cattive madri. Penso che le cattive e le buone madri siano rese tali dal contesto. Una madre buona deve naturalmente, abbiamo detto, accogliere dentro di sé una nuova vita con tutti i suoi termini di estraneità e di imponderabilità e di sacrificio che questo comporta. Aprire i confini dell'io all'altro non è semplicissimo. Per accogliere deve essere accolta. La buona madre è tale se viene accolta maternamente dall'ambiente circostante, se trova un buon rapporto con la propria madre, con il proprio partner. È estremamente importante che queste due figure di riferimento fondamentali siano in grado di svolgere il loro compito sempre e in particolare durante la gestazione, il parto e il puerperio. Mi hanno chiesto com'è nel mio paese. Com'è avere un figlio laggiù? Che cosa potevo dire? I figli sono figli, nascono in tanti. Mi hanno detto che anche se sono straniera possono aiutarmi, che mi danno un posto dove stare quando non potrò più lavorare. Loro sono molto gentili. Ma il bambino non lo posso proprio tenere perché devo lavorare. E all'asilo non lo prendono appena nato. E allora dove lo metto? La pratica dell'abbandono infantile è una pratica che ha origini molto antiche, molto remote, e noi conosciamo tutti gli episodi di Mosè, di Romolo e Remo o anche di Edipo abbandonato. È una pratica che comunque non si è mai configurata come un evento analogo a quello dell'infanticidio. I bambini non venivano abbandonati in luoghi solitari o in luoghi in cui nessuno potesse trovarli, ma venivano lasciati davanti alle chiese o in luoghi di pubblico passaggio. E ben presto erano nate nel mondo occidentale delle istituzioni che si ripromettevano proprio di soccorrere i bambini abbandonati, i bambini esposti. Viene identificato anche uno strumento che permetta di consegnare alla carità pubblica i bambini senza che essi soffrano fisicamente per l'esposizione alle intemperie o ad altri fattori. Lo strumento identificato è quello che viene chiamato ruota o torno e che uno strumento metallico, di solito infisso in un muro, e collocando il bambino dall'esterno nella scatola e facendola girare si può consegnare il bambino all'interno. L'ospedale Maggiore era un'istituzione laica, era stato fondato a metà del 400 da Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti ed era un'istituzione caritativa e traeva i propri proventi, i propri mezzi di sussistenza dalle donazioni che i benefattori facevano. La levatrice o la madre o comunque un parente del bambino univa il neonato di un segnale di riconoscimento che poteva essere un biglietto scritto o un oggetto o come una carta da gioco, una medaglia, una ciocca di capelli, un nastro. Solitamente questi oggetti venivano tagliati a metà o del biglietto si faceva una copia perché fosse sempre possibile ritornare presso l'ospedale e ottenere il riconoscimento e quindi la restituzione del bambino. I bambini venivano allattati per pochi giorni e non appena era possibile venivano consegnati a famiglie per lo più residenti in campagna che si incaricavano di allevare questi bambini, ovviamente dietro retribuzione da parte dell'ospedale. L'ospedale Maggiore assisteva anche le madri, non necessariamente illegittime, ma le madri povere che non potevano partorire in casa. Tutte le madri erano tenute a prestare un giuramento, dovevano indicare con precisione chi fosse il padre del bambino. Quindi non c'era nessuna forma di tutela o della segretezza della paternità, ma al contrario il padre è il centro della relazione filiale e quindi è lui che si fa riferimento nel momento in cui è necessario stabilire se il bambino sia o meno suscettibile di essere destinatario della beneficenza dell'ospedale.
Le funzioni dell'ospedale maggiore nel 1780 vengono ereditate da una nuova istituzione che viene fondata da Maria Teresa e che è l'ospizio degli sposi e delle partorienti in Santa Caterina alla Ruota. Quasi sistematicamente i bambini poveri della città venivano portati al brefotrofio. Siamo nell'ordine delle migliaia di bambini ogni anno e arriveremo a circa alla metà dell'Ottocento ad arrivare alle 4.000-5.000 unità di bambini abbandonati nella sola città di Milano. L'idea era quella di far riferimento a un'istituzione che da sempre assisteva i bambini poveri e quindi poteva venire loro in aiuto nel momento in cui non potevano direttamente occuparsi dei bambini, perché le donne dei ceti popolari, dei ceti più poveri, erano quasi tutte coinvolte nel lavoro industriale a domicilio. Alle madri non viene più richiesto il giuramento di paternità, così si chiamava, ma al contrario, se lo vogliono, possono tutelare nel modo più puntuale la loro identità. La nascita al di fuori del matrimonio si identifica sempre più con una colpa da occultare e che può essere in qualche modo risarcita attraverso un gesto, che è quello della separazione dal figlio dalla madre. L'istituzione di Santa Caterina, Comunità d'Italia, passa a carico dell'amministrazione provinciale, quindi si decide di chiudere la ruota, di chiudere il torno, cioè di non permettere più ai genitori, in particolare ai genitori legittimi, di approfittare indiscriminatamente di questa forma di assistenza pubblica. Con la fine dell'Ottocento l'atteggiamento dell'opinione pubblica è più illuminata nei confronti della natalità illegittima cambia. L'ospizio provinciale degli sposi o il brefotrofio milanese, ma come altre istituzioni in altre città d'Italia, prevede tutto un sistema di sussidi da concedere alle madri illegittime che decidono di riconoscere i loro figli, oppure che decidono di seguirli nel corso del tempo e di non abbandonarli definitivamente. Nel 1911 si decide di assegnare ai bambini abbandonati una nuova sede e si fa costruire un edificio, che è quello nel quale ci troviamo, che corrisponde a nuovi criteri e a nuovi ideali per quanto riguarda l'allevamento dei bambini. L'edificio, come possiamo vedere, è ampio, solare, con grandi finestre, che ha tuttavia un solo limite, quello di essere concepito ancora una volta come un ospedale, ovvero sia il direttore ancora un medico e i bambini vengono ancora ospedalizzati. Nel dopoguerra i bambini ricoverati erano oltre un migliaio. Fino agli anni, alla metà degli anni 50, poi gradualmente sono diminuiti fino alla chiusura avvenuta nel 1985, quando i bambini erano ormai ridotti a meno di 50. I bambini erano molto piccoli, perché ricoverava bambini da 0 a 6 anni. C'erano anche, oltre a parecchio personale di assistenza, c'erano anche le cosiddette vicemadri, cioè volontarie, che venivano, intrattenevano i bambini, li portavano fuori, li facevano giocare, almeno quelle più grandicelle. La gran parte delle situazioni relative a bambini piccoli adottati sono finiti bene. Posso dire che l'esperienza mia, potrei raccontare molti casi di situazioni che sono finite felicemente, che spesse volte ancora adesso ricordo volentieri. Mentre ci sono anche state delle situazioni di bambini soprattutto che hanno passato praticamente tutta la loro infanzia e la loro giovinezza fino a 18 anni negli istituti, che sono finiti anche in un modo tragico. C'è sempre posto nel cuore di una madre. Non è un problema mio. In qualche modo ti arrangerai. Dovevi pensarci prima. Ma non è una disgrazia. Se aspetti un figlio che non vuoi, non rimanere sola. Hai il diritto di partorire in ospedale e non riconoscere il bambino. Puoi proteggere tuo figlio, rimanere anonima, ricevere assistenza. Chiama Madre Segreta. Troverai chi ti ascolta, ti informa, ti aiuta.
Il servizio Madre Segreta è nato nel 96 per occuparsi di quelle donne che durante una gravidanza difficile sentono di non potersi occupare del bambino che nascerà. Le leggi italiane danno un notevole spazio per impostare degli interventi a sostegno della maternità, ma accolgono anche questa estrema difficoltà materna, dando la possibilità alla donna di non riconoscere il neonato alla nascita e garantendo il bambino che nasce con una famiglia di genitori adottivi. Abbiamo pensato che una linea verde che per la natura stessa del telefono rende impossibile l'identificazione potesse consentire alla donna un primo incontro in cui costruire un atteggiamento di fiducia rispetto alla possibilità di essere capita, non giudicata e di ricevere aiuto. La linea verde raccoglie l'interrogarsi di queste future mamme sul futuro dei loro bambini e sul loro stesso futuro e ci porta a una situazione in cui il vissuto di incapacità materna è un vissuto di grande colpa e trova all'esterno un atteggiamento assolutamente sfavorevole sia da parte della famiglia che da parte di tutti quelli che stanno intorno. Noi quindi abbiamo organizzato nel territorio, con l'aiuto dei colleghi che lavorano nel territorio, quindi assistenti sociali, psicologi, ginecologi, ostetriche, dei gruppi di aggiornamento e di formazione che sono orientati a creare un percorso all'interno dei servizi e degli ospedali in cui la donna possa essere accolta. Possa essere accolta, possa essere sostenuta, magari a recuperare quelle parti della propria capacità materna che possono in qualche modo fiorire con interventi di sostegno e di aiuto, oppure ad elaborare davvero la possibilità di un distacco da questo bambino, arrivando a non riconoscerlo dopo la nascita. La linea verde ha ricevuto migliaia di telefonate dall'inizio del funzionamento, circa 2000 sono particolarmente significative. Di queste possiamo dire che le donne che telefonano hanno un'età dai 17 ai 25 anni. Il 40% delle telefonate porta una gravidanza al quinto o sesto mese e la donna che telefona esprime la propria ansia, delle paure, dei sentimenti che sta vivendo, la paura di rivolgersi a servizi vicino a lei per essere identificata e chiede di essere aiutata in un percorso di riservatezza. Si può osservare che le condizioni sociali, economiche e culturali di tutte le telefonate sono molto diverse tra di loro, così come si può osservare che i motivi portati rispetto a un'impossibilità materna non sono quasi mai solo motivi esterni, come le difficoltà economiche. Qualsiasi sia la storia personale di chi abbiamo dall'altra parte di questo telefono, è importante che sia ascoltata. Mentre si accoglie quest'altra persona, comunque essa sia fatta, si fa spazio un po' in se stessi per maturare, per crescere. Ecco. La donna che ha telefonato e che ha parlato per la prima volta con la volontaria esprimendo per la prima volta la sua situazione, la sua storia, raccontando la sua storia, può avere la possibilità di parlare in modo un po' più approfondito con l'assistente sociale o con la psicologa, richiamando in un altro momento della settimana. Oppure può essere già orientata ai servizi della sua città. Nel caso fosse necessario, la donna può anche chiedere all'operatore del servizio sociale a lei di aiuto di essere accolta in una casa protetta dove trascorrere gli ultimi mesi della gravidanza. Oppure può essere già orientata all'ospedale, in particolare all'assistente sociale o al medico, all'ostetrica dell'ospedale. Il mio lavoro consiste soprattutto nell'effettuazione di colloqui.
Facciamo anche delle altre attività esterne, ma qui all'interno, diciamo, sono soprattutto colloqui con persone che ne fanno richiesta spontaneamente o che vengono inviate. I colloqui che vengono effettuati, dicevo, sono informativi, ma poi sono anche dei colloqui di ascolto e di sostegno, che io chiamo proprio ascolto non giudicante, perché la maggior parte appunto delle storie di queste persone sono delle storie difficili, cioè sono persone che vivono del tutto da sole, ecco, alcune almeno, questo loro dramma, ecco, perché è veramente un dramma. Il villaggio della madre del fanciullo accoglie donne in gravidanza o con il bambino. La segnalazione arriva dal territorio, dai servizi sociali del territorio e si fa subito un progetto educativo rispetto al percorso che la mamma deve fare all'interno della comunità. Il lavoro che fa il villaggio è assolutamente un lavoro di accoglimento, nel senso che è proprio prendere in carico la situazione per permettere a queste donne di poter affrontare la gravidanza o di poter vivere il rapporto con il loro bambino quando arrivano già col bambino piccolo nel modo più sereno ed equilibrato. Con l'ospedale abbiamo un buon rapporto, soprattutto con il reparto di ostetricia ginecologia e con il reparto di pediatria, dove ci sono degli operatori che sono stati individuati dai reparti che si occupano in maniera specifica appunto di questo argomento. Casi di bambini non riconosciuti ci sono sempre stati. Negli ultimi anni si è cercato di preparare tutto il personale ad accogliere queste donne che decidono di abbandonare il bimbo. In passato veniva lasciato alla sensibilità dell'ostetrica l'accogliere queste donne. Sono stati fatti dei corsi, sono stati stipulati dei protocolli in maniera tale da uniformare il comportamento. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano cerca da alcuni anni di fare una politica di accoglienza nei confronti delle donne che non desiderano, non possono, non vogliono riconoscere il bambino. Che cosa vuol dire in modo adeguato di accoglienza nei confronti di queste donne? Vuol dire accoglierla e assisterla al meglio, come tutte le altre pazienti ovviamente, non colpevolizzarla in merito alla sua scelta, che è strettamente personale e che sappiamo essere sempre molto doloroso, molto difficile, per cui merita il massimo di rispetto. Ci sono molti precisi passi da seguire per fare questo, dall'accettazione, dal momento del ricovero, ci sono dei problemi burocratici che vanno affrontati in modo particolare, al problema del travaglio, al problema del parto, al problema del vedere e non vedere il bimbo dopo la nascita. La ragazza che probabilmente ha intenzione di abbandonare il bambino è accettata, tranquillizzata da parte nostra, perché trova un'assistenza rassicurante e trova un ambiente che le dà sostegno. La donna che informa il personale che ha intenzione di non riconoscere il bimbo, innanzitutto verrà sistemata in una stanza appartata in maniera tale da permettere la riservatezza. Noi siamo tenuti al segreto professionale come per qualunque altra donna, in particolar modo per queste donne, se lo ritengono opportuno non viene informato nemmeno il marito, assolutamente nessun familiare stretto viene informato di quelli che sono i motivi per cui la donna è stata ricoverata. Viene informata che ha 10 giorni di tempo per decidere. In questi 10 giorni può rimanere ricoverata se lo desidera, sempre in questa stanza appartata. Se lo desidera può anche vedere il suo bambino. Se invece decide immediatamente di non riconoscere il bimbo e quindi non avere nessun contatto, può essere dimessa precocemente, anche nella giornata stessa del parto, e avere poi successivamente dei controlli ambulatoriali.
La pediatra assiste il neonato alla nascita e quindi prima di allontanarsi con il neonato verso il nido dice questa frase che è stata concordata fra noi che signora porto il bambino in reparto. Abbiamo deciso di usare questa frase per far sì che la mamma che desideri vedere comunque il neonato o che comunque sia incerta sul riconoscimento abbia un'opportunità e viceversa la mamma che non se la sente in quel momento di vedere il neonato possa senza sensi di colpa far allontanare la pediatra. A questo punto il neonato viene portato in patrogenio natale. Abbiamo deciso di usare questi locali perché sono più intimi, sono più piccoli e c'è una possibilità maggiore di controllo sulle persone che entrano con i neonati. In quanto una nursery riaperta come quella del nostro ospedale farebbe subito notare un bambino che non ha un'assistenza della mamma in tutti i momenti. Il Tribunale per i minorenni viene a conoscenza della situazione di non riconoscimento di un minore. Nomina un tutore che normalmente è l'ente pubblico assistenziale. Apre una procedura presso il proprio ufficio che si concluderà poi con la dichiarazione di adottabilità dopo che sarà stata individuata la famiglia alla quale viene attribuito il bambino, dopo che sarà passato l'anno di affidamento preadottivo per quel bambino che è stato dato in cura alla sua nuova famiglia e dopo che si saranno verificate tutte le condizioni che tranquillizzano il tribunale sulla buona collocazione del piccolo. Generalmente nella stessa giornata in cui viene fatta la seduta di abbinamento alla coppia adottiva, la coppia viene accompagnata in ospedale, nel luogo di nascita del bambino e viene fatta questa prima conoscenza diretta. È un momento molto importante, un momento emozionante, carico di significati e occorre in quel momento avere anche empatia con quello che sta accadendo. L'ente tutore, nella persona del suo rappresentante, è lì e ha un ruolo giuridico chiaro, ma nello stesso tempo sta accompagnando a un evento molto, molto privato. Quindi occorre anche essere molto discreti, un po' in punta di piedi, non invadere questo spazio così privato che è quello di una famiglia che si sta componendo. A volte una separazione dalla madre precoce del bambino porta ambedue a una storia di vita possibile. Parlo di una separazione che avviene all'interno di un percorso di servizi, di ospedale, di aiuto, una separazione elaborata, non violenta, che avviene nel rispetto della madre e nella tutela assoluta del bambino. Perché mia madre non arriva? Lo sa che odio stare da sola. Sì, lo so, questo posto non è poi male. Ci sono altre ragazze che hanno il mio stesso problema, come lo chiama lei. Dov'è mia madre? Stanotte ho fatto un sogno orribile. Ero nella mia stanza, non potevo uscire e la mia bambola, quella di quando ero bambina, si metteva a strillare e non voleva più smetterla. E io non avevo più questa pancia e stavo andando a ballare, ma lei urlava, urlava e io non potevo uscire. Un incubo tremendo. Ci mancava anche questa. Già non riesco più a muovermi come prima. Meno male che si avvicina l'ora. Speriamo non faccia troppo male. Poi è finita. Non voglio saperne più nulla. Ho deciso, ed è la cosa migliore per tutti. Non vedo l'ora di essere via, lontano da qui. Ma allora mia madre quando arriva? Questa può sembrare una scelta egoistica, può sembrare una scelta crudele, perché ci si confronta sempre con un ideale astratto di maternità, ma in certe condizioni particolari, che possono essere condizioni sociali o anche semplicemente condizioni psicologiche, questa si può configurare come una scelta di responsabilità. Queste donne credo che affrontino una prova molto dolorosa, per il bene del loro bambino, rendendosi conto che non sarebbero in grado comunque di dare al bambino tutto ciò di cui il bambino ha necessità. Quindi può essere una scelta invece altamente morale che affronta il sacrificio della realizzazione di sé, che affronta anche
un'opinione pubblica che è interiorizzata e che quindi parla anche dentro la donna, che non sente il dialogo diretto ma lo sente indirettamente dentro di lei e che quindi si sente in un certo senso condannata, ma affronta questa condanna per il bene del proprio figlio. Io credo che anche questa scelta dolorosa ma non violenta andrebbe comunque sostenuta senza spingere, obbligare una donna a mantenere un rapporto materno che poi invece può sfociare in un rifiuto molto più violento e traumatico. Credevo fosse cosa fatta. Tutto sarebbe tornato come prima. In fondo, con quei camicioni larghi non si era accorto quasi nessuno. In ospedale qualche giorno e poi via, finito. Invece l'ho guardata, questa figlia. Mi assomiglia anche. E così ho pensato che forse avrei potuto imparare a muovermi in questo mondo insieme a lei. Che magari avremmo anche potuto divertirci noi due. Non so se faccio bene, ma voglio provare. Posso occuparmene. Forse ho bisogno di lei. E lei ha bisogno di me. Io credo che si debba sdrammatizzare il tema della scelta della non accoglienza del bambino. Le forme estreme drammatiche di infanticidio, di abbandono di un bambino in condizioni che rendono difficile poi la salvezza del bambino stesso, è in parte il frutto della drammatizzazione della scelta dell'abbandono. Invece una maggiore consapevolezza che la donna non è criminalizzata per il fatto di non aver accolto un bambino nella sua famiglia naturale, una maggiore consapevolezza del fatto che la donna può essere aiutata sia ad accogliere, sia ad aspettare, a differire la scelta, sia anche a non accogliere un bambino, credo sia una maturazione che deve crescere e che deve aiutare anche ad accompagnare positivamente queste donne nel momento della gravidanza, nel momento dell'ingresso in ospedale, nel momento del parto e nei momenti terribilmente cruciali che avvengono subito dopo il parto. Risulta molto difficile per l'opinione pubblica accettare che la madre rinunci consapevolmente e volontariamente al proprio figlio, perché soprattutto gli uomini tendono a identificarsi con il bambino che viene abbandonato. Tutti noi siamo stati nei primi tempi della nostra vita assolutamente dipendenti da una figura materna. Questa dipendenza di solito viene dimenticata perché fa paura pensare che abbiamo dipeso per la vita e per la morte da un'altra persona e che questa persona, che invece ci ha sufficientemente tutelato, avrebbe potuto anche aggredirci. Preferiamo dimenticare. Invece dovremmo avere gratitudine per la madre, gratitudine per chi si è dedicato totalmente a un neonato, perché ogni neonato richiede una dedizione totale, e ricordare che sarebbe stato anche possibile un comportamento diverso, che la buona madre non è una necessità, una buona madre è una conquista delle donne, una conquista della società. Sono arrivata qui. La chiamano la casa. Ci sono tante donne, tanti bambini. Ho fatto amicizia con un'altra ragazza straniera. Lei è già quasi deciso e pensa di non tenerlo. Non è facile stare qui in Italia da sole. E poi questo figlio, è chiaro, non può stare con me. Io ancora non lo so. Da un mese non sto mandando soldi a casa. Ormai manca poco, ma parlo spesso con le assistenti qui alla casa. E parlo con le altre ragazze. Mi sto informando bene su cosa posso fare. Dovrò decidere.